Allora, tra le tante possibili magie legate a una sigla, a una testata, al Trovo Roma, a questa storia, succedono anche dei fuori programma, delle sorprese. C'è un grande personaggio che non è di Roma di nascita, ma sta qui a Roma da tanti anni, è anche un po' romano, ci ha fatto una sorpresa, non lo sapevamo neanche. Signore e signori, Renzo Arbore. Ma io sono un imbucato, vero? Io sono veramente un imbucato, non ero previsto, sono venuto a salutare gli amici, invece mi avete... E adesso stavo andando via, mi hanno catturato mentre uscivo, vabbè. Ma come nelle migliori feste, come nelle migliori feste, arriva l'imbucato, vabbè. Però tu sei... Vabbè, a proposito di feste... No, io sono un romano acquisito, vabbè. Ma molto romano oramai, diciamo. Ormai romanissimo, perché nel 64 sono entrato legalmente... Dal 64. Nel 64, legalmente a Roma, legalmente significa che avevo vinto un concorso alla RAI come maestro programmatore di musica leggera, che mi rendeva un legale, perché siamo l'ultimo concorso che hanno fatto in RAI per assumere uno della RAI. E compagno di banco. Che voleva dire quello che decideva i pezzi che si mettevano nei programmi. Facevo il programmatore di musica leggera, cioè indicavo le... Abbiamo fatto l'esame regolarmente. Sai che l'ho fatto anch'io questo lavoro. Al Foro Italico. Negli anni 70, il primo lavoro che ho fatto. Ho fatto scritti e orali e compagno di banco durante lo scritto Gian Domenico Boncompagni di Arezzo, che vorrei che salutasse. Quindi l'hai conosciuto lì? No. Come no? L'ho conosciuto lì. L'ho conosciuto lì e... lui era provinciale come me, però lui di Arezzo, io di Foggia, e quindi c'era una grande... Subito io sono rimasto molto affascinato da questo aretino, non dimentichiamo che aretino era Fanfani allora, certo. Una cosa, E quindi Gianni ha detto, mi ricordo, mi disse, ma tu perché vuoi fare questo concorso? Io dico, perché voglio lavorare in Rai a scegliere le canzoni. E dice, no, io a me non me ne frega niente, io ho saputo che mi danno i dischi gratis se faccio. Era un ottimo motivo. E così abbiamo fatto. E poi, senti, naturalmente, il primo giorno con Roma ospitalissima. Devo dire la verità. Io, sei ironico o davvero? No, io devo parlare, non parlo mai di Roma, perché parlo sempre Napoli, Foggia, cose eccetera, mi chiedono, ma non mi chiedono di Roma. Ma noi siamo qua per questo. Roma ospitalissima, appena, vabbè, è inutile che racconto, perché è una biografia, insomma, sono arrivato a Roma, ho parcheggiato davanti a Rosati, c'erano proprio con la 500, con la valigetta, con le cose per cambiarmi, e sono andato a abitare in un posto terribile, vabbè, a Via Rasella, una cosa di, insomma, vabbè, una pensione di, un po' equivoca, frequentata da musicisti dei locali notturni e da signorine che lavoravano nei locali notturni, quindi era una cosa, cioè. Però voglio dire, il primo impatto è stato che sono passato con la 500 col rosso, mi ha firmato un vigile e mi ha detto, ma lei non ha visto il rosso? Io ho detto, ma lei non ha visto la targa, Foggia? Vada, ha detto, vada. E allora ho conosciuto l'umorismo romano, capito? Che è meraviglioso. E tu, tanto te lo dicono tutti da anni, il mondo della TV aspetta un tuo programma, ma tu non lo vuoi fare, ma qua sono anni e anni. Che vogliamo fare, Renzo? Noi abbiamo fatto una televisione particolare, insomma, d'autore, aiutati da una... Rai che insomma voleva fare delle cose che adesso insomma c'è un momento, mi pare difficile. C'è molto chiacchiericcio, molta finta allegria, ma noi continuiamo a sperare, vabbè, ma insomma qualche cosa poi uscirà, non lo so. Ok, allora con questa mezza promessa che un giorno la televisione riavrà l'onore, chi per lo tutti sa, noi di avere Renzo. Grazie di essere grazie Roma, grazie a voi dell'ospitalità inaspettata.